Allora, amici miei, adesso andiamo in assedio e proviamo a fare questo bel indie trick. Ehi là, gente! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Nel video di oggi vediamo una cosetta molto molto strana che mi avete segnalato dopo il video dei trick della Brawl Stars Championship. Ad oggi non ho ancora capito se si tratta di un bug o di un trick, appunto, ma è una roba che secondo me va fissata perché non è tanto normale. Ok, in realtà sono due perché c'è una piccola chicca. Ci arriviamo subito. A dire il vero, oggi ragazzi vi mostrerò due cosette molto molto interessanti. Prima di tutto però, come sempre, vi ricordo che ci sono tre modi semplici e veloci per supportare il canale e quello che facciamo. Oggi però cambiamo un po'. Il primo è l'iscrizione, ragazzi, con la campanellina. Non dimenticatela mai, so che tantissimi non hanno ancora la campanellina attiva. Bene o male stiamo pubblicando tutti i giorni intorno all'una, l'una e un quarto, su due or giù. Ok, quindi mi raccomando, mettete le sveglie. Sempre se volete restare aggiornati su tutti i video, vi ricordo che nella descrizione trovate anche, tra i vari link che vi lascio sempre, il mio gruppo Telegram. Se utilizzate Telegram, infatti, quel gruppo vi permette di ricevere un messaggio easy peasy tutte le volte che comincia una live o tutte le volte che esce un nuovo video. E poi vabbè, come non citare, il terzo ultimo modo, il codice FR da inserire sempre in fondo allo shop, che tra l'altro oggi si era resettato, quindi meno male che me ne sono accorto. Signori, non so voi, ma io sono leggermente in hype, sto leggermente aspettando questo update comunque, giusto per mettervi un po' di pulce nell'orecchio anche voi. Detto questo, oggi come vedete siamo in compagnia del carissimo Donny e del carissimo Random. Buonasera, buonasera davvero, perché stiamo registrando questo video piuttosto tardi rispetto al solito. Non a caso sono con loro perché dopo il video che è uscito tipo l'altro giorno sul canale, ho deciso di mettermi seriamente a fare power play. Seriamente. E la sto facendo appunto con questi due scappati di casa. Quindi io parto subito, addirittura nel video, facendo power play. Devo prendere la buona abitudine di non saltare power play, mannaggia me. Quindi partiamo subito con il primissimo match. Ok, siamo in questa mappa di ricercati. Non a caso ho deciso di inserire Iris. Ce la vedo per fare il beep spam, che è un'ottima strategia. Bello lì, abbiamo chiuso tantissimo quel Mr. P. E lo andiamo infatti a chiudere. Io comincio a partire tanto, così li tengo lontani. Non è il caso di strafare, l'importante è non morire, ragazzi. Io parto subito con un'altra bella testolina. Guarda lì come me lo vado a pigliare. Ok, non è morto. Vado a destra, quindi random tieni, random tieni, random tieni, non mi morì, non mi morì. Opla, bella sta schivata che gli ho fatto sul muretto di semino. Siamo passati in vantaggio con questa bellissima tecnica, ragazzi. Non a caso abbiamo fatto Iris al 30. Eppa, guardala lì. Urca, ho sbagliato tantissimo. Gli ho regalato letteralmente dei punti. Coprimi, coprimi, zii, coprimi. Coprimi. No! Cavolo, la prima l'abbiamo persa, che sfortuna. Riproviamo ragazzi, vediamo se riusciamo a farci una partitozza come si deve. Io cerco di darvi un minimo, minimo, minimo di supporto, per quanto sia ovviamente fattibile. Tenete quel tick perché ragazzi mi fa la torretta. Io lo vado a one shottare mo, Punto subito a lui, ok. E... opa. No. Ho fatto una cavolata pazzesca, ragazzi. Cosa mi sono mangiato? Potevo fare una doppia hit. Siamo in vantaggio, per carità. Però quella sconfitta, ragazzi, è veramente pesante. Quella sconfitta, ragazzi, è veramente, veramente pesante. Bella. Bella lì. Bella. E niente, raga. Raga, dai, non può sopravvivere quel pocio, please. Ok che siamo sopra, però dobbiamo fare un più 10 qua. Zi, vieni a pezzare la mia torretta. Bella. No, raga, gli ho regalato i punti. Vabbè, dai, qua è una vittoria, però non è perfettata. Per un pelo, tra l'altro. Che sfortuna, ci siamo già mangiati 25 più 3, 28 trofei. Male. Proviamo, proviamo, ragazzi, per carità, proviamo, però non è facile. Non esagerate col push, con calma. Parto con la testa, parto con la testa. Vado a prendere Jin. Ok, tolto. Ah, c'è una Viper, va bene. Va benissimo, benissimo. Sto sbagliando un po' di cosette lì, raga, un po' di testoline. Vado a prendermi quel pick al volo. Tac, doppia, buona. Ne mando subito un'altra, in teoria. E infatti, ragazzi, con la doppia hit me ne sto. Ok. No, ho sbagliato la curvazione. Vediamo un po' là se riesco a andare a rettare qualcuno, ma la vedo un po' dura.
Ok. Pam, bello lì. Pulito. Raga, in 30 secondi posso portare il vantaggio? Sì, posso. Ci credo tantissimo, raga. Tac. Raga, resistete, non morite. Guardalo lì. Ci ho provato così. No, qua è colpa mia. C'era tutto il tempo per fare una kill normale, ferre, senza fare il fenomeno. Ok, qui sono 30 punti. Va bene, va bene. Ci siamo mangiati un po' di coppe oggi, però diciamo che qualcosina ci siamo sparati. Va bene, va bene. Allora, amici miei, adesso andiamo in assedio e proviamo a fare questo belindi trick. Come vi dicevo prima, sono due le chicche che vi voglio far vedere. La prima la facciamo con Surge, con la star power, quella che splitta i colpi. Penso che non la usa più nessuno questa, però ragazzi, io ci voglio provare. Ho un piano in mente. Andiamo in assedio e vediamo che cosa riesco a combinare. L'idea è quella di utilizzare Surge a mo di Rico, facendo rimbalzare letteralmente i suoi colpi contro il muretto e permettendogli così di andare a hittare la Ike. Premetto però che effettivamente non so se ci posso arrivare. So che in certe mappe si può. Io provo in quella di oggi, se per caso non si riesce vado in amichevole e ve lo faccio vedere direttamente da lì, ragazzi. Ok, esperimento decisamente fallito, ma dettagli ve lo faccio vedere al volo in amichevole, è molto più semplice. Vado qui con i miei due carissimi amici, avranno l'unica funzione di fidarmi la ulti, ok? E con la ulti che mi fiderò con il loro grandissimo aiuto, vi faccio vedere cosa posso fare. In teoria, andandomi a posizionare qui, così... eccola! Ragazzi, ce l'ho fatta! Dopo un'ora è scomodissimo. Mi rendo conto. Guarda come spinere. Mi rendo conto che sia veramente una roba infattibile. Però effettivamente, ragazzi, si può fare. Dai. Dai. No. Ok, l'ho colpita di nuovo. È veramente una cosa millimetrica, ragazzi. Dai. Un pelino. Vai. Oh, ok, raga. Bisogna beccare proprio lo spigolo. Ma vedete, non è facile. Quindi vabbè, in realtà ci sta il fatto che io non abbia messo questa cosa nel video dei trick. Vabbè, dai, prendetelo per buono. Ho fatto 7% di danno alla cassa. Anche se con Surge si può fare anche una roba del genere, raga. Ecco, tipo morendo. Volevo tipparmi fuori, vabbè. Raga, vi mostro il vero bug di questo video. Piantiamola lì con questa pagliacciata. Quello che vi mostro adesso è veramente molto molto semplice. È veramente applicabile. Cheat. Andiamo tranquillamente in modalità ladder, ragazzi. Mettiamo il buon semino. Proviamo, ragazzi, qua mettiamo una comp per vincere. Io giocherò mid e vi spiego subito il concetto qual è. Praticamente semino, sì, il mio semino rank 29, grazie alla chat che me lo sta ricordando, grazie. Il mio semino rank 29, ragazzi, è in grado di piazzare la sua ulti, ok, in un punto tale per cui diventa una vera e propria catapulta. Vi spiego meglio. Quando semino spara, come saprete, questa è la sua gittata. Se però c'ha un muretto, è in grado di aumentare la sua gittata. Vedete, io posso sparare letteralmente più lontano, perché ovviamente il mio colpo non può atterrare sul muretto, deve atterrare oltre. Quindi molto molto semplicemente sono in grado di protrarre la mia gittata. In realtà posso fare una cosa analoga anche con l'acqua, ok? Cioè utilizzando proprio l'acqua, adesso faccio anche vedere se riesco con questo push. Posso andare ad aumentare il raggio del mio carissimo semaino. Vedete, io sparo qua sull'acqua e arrivo letteralmente a hitare la Ike. Il fatto è che questo punto normalmente non è un punto safe, perché la Ike comunque ti riuscirebbe a colpire il semino, no? E invece, ragazzi, adesso qua vi mostro il trucchetto. Me l'avete segnalato in tanti sotto il video dei trick. Però secondo me, ragazzi, sta cosa qua è sbroccatissima e va nerfata. O meglio, va fixata, più che nerfata. Avrei bisogno di riprendere il mid un secondo, ragazzi, per far vedere sta cosa. Ok, vai, metto il muretto lì. E sfruttando il muretto posso andare a hittare... Avete visto? Sfruttando il muretto posso andare a hittare la... Io vabbè, qua ho chiuso addirittura con Spike. Però ho hittato col muretto la Ike, anche se teoricamente non avrei potuto. Ve l'ho detto che era fattibilissimo, però mi rendo conto che voi le cose le vogliate vedere bene, quindi tranquilli, adesso vi faccio pure un esempio pratico. Allora, in pratica, io resto fuori dalla zona della Ike, quindi sono safe. Se sparo, ovviamente non posso arrivare a colpire, ma se mettete un muretto abbastanza dritto,
Ecco, questo potrebbe già essere un bel muretto. Vedete che riesco ad andare a hittare agevolmente le Ike. E faccio anche dei bei danni, perché mi sparo un tanto per cento alla volta. Tiro giù la cassa solamente con i colpi di semino. Ragazzi, direi che abbiamo veramente dato un contributo alla società oggi. Insomma, un ringraziamento a Randomino e a Donnino. Ragazzi, noi siamo giunti al termine. Grazie mille per la visione. Come sempre, fatemi sapere con un commento se il video vi è piaciuto. E ragazzi, non dimenticate di passare anche sul mio Instagram, dove in questi giorni vi sto aggiornando veramente molto con quello che sto combinando dietro le quinte. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Ragazzi, ci si becca alla prossima. Ciao.